Questi due ordini politici in realtà sono due ordini ideologici, sono due paradigmi concettuali. Molti concetti politici, come quello di democrazia, assumono significati opposti a seconda di quale paradigma adottiamo. Se quello in cui la parola legge indica il principio che limita il potere dell'autorità, cioè questo paradigma, oppure se intendiamo la legge fiat, cioè lo strumento di potere al servizio dell'autorità, cioè quest'altro paradigma ideologico. Nel caso in cui la legge è al centro del sistema abbiamo la democrazia, nell'altro caso abbiamo la democrazia totalitaria. La democrazia totalitaria consiste nella regola di una maggioranza. L'esistenza di una maggioranza a favore è l'unico limite per prendere una decisione di gruppo. E questo significa che non esiste nessun limite non arbitrario al potere politico. Infatti, una maggioranza può imporre qualunque cosa, e in questo senso il sistema politico è totalitario. Per capire meglio cosa significa un sistema politico totalitario, immaginiamo questo esempio. Il fatto che oggi noi possiamo scegliere il colore della nostra camicia è il segno di un disinteresse del potere politico per il colore delle nostre camicie. Ma nulla vieta che domani, in teoria, una maggioranza ci imponesse legalmente di usare un determinato colore per le camicie. Allora quella decisione sarebbe democratica e chi non riconoscesse alla maggioranza il potere di prendere questa decisione sarebbe un antidemocratico. Questo è il tipo di democrazia che c'è oggi in Occidente. Allora essere democratici vuol dire necessariamente essere nemici della libertà, dove per libertà bisogna intendere quella condizione in cui la coercizione di alcuni su altri è limitata. Ed è limitata in un solo caso ben preciso, è limitata soltanto per difendere la legge intesa come principio. Per spiegare meglio questo concetto, vediamo che cos'è la democrazia e quindi ci spostiamo da questo paradigma, la democrazia totalitaria, a quest'altro, la democrazia che ha al centro la legge. La democrazia infatti non è la tirannia della maggioranza, non è assenza di limiti non arbitrari al potere politico. Al contrario, la democrazia è soltanto uno dei tanti possibili sistemi politici basati sulla legge. La legge intesa come limite al potere politico. In una democrazia le regole e le leggi non le fa la maggioranza, ma come le regole della lingua italiana, queste esistono indipendentemente dalla volontà di qualunque maggioranza. Il compito della maggioranza è quello di organizzare l'unica funzione dello Stato che è compatibile con la sovranità della legge, cioè la difesa della legge. E nell'organizzare questa difesa la maggioranza non può violare la legge se non per quello stretto necessario che serve a difenderla. Un esempio aiuta a comprendere questo concetto. Per difendere la legge, intesa come principio, l'autorità politica che orbita intorno alla legge può decidere di finanziare un tribunale. Per farlo ha bisogno di richiedere le tasse ai cittadini. Ora le tasse sono un furto, sono una violazione della legge. Quindi l'autorità politica, per difendere la legge che è al centro del sistema, può aver bisogno di violare la legge richiedendo le tasse ai cittadini, ma soltanto per quello stretto necessario per difendere la legge. Ed ecco il senso della frase la coercizione di alcuni su altri. Cioè la coercizione in questo caso dell'autorità politica sui cittadini è limitata alla difesa della legge intesa come principio. La coercizione in questo caso è l'estorsione delle tasse per finanziare il tribunale. Ed è limitata alla difesa della legge nel senso che la maggioranza, cioè l'autorità politica, non può decidere il finanziamento di un museo, perché il museo non serve a difendere la legge, a differenza del tribunale. Inoltre, per riscuotere le tasse, per finanziare il tribunale, la maggioranza non può ricorrere alla proporzionalità fiscale né alla progressività fiscale, che costituiscono una violazione dell'uguaglianza davanti alla legge. Vediamo perché. Per realizzare la proporzionalità fiscale o la progressività fiscale, chi detiene il potere politico fissa un criterio, che è il livello di reddito, e quindi forma in base a quel criterio delle categorie arbitrarie di cittadini, cioè chi ha un certo reddito, chi ne ha un altro e così via. Quindi l'autorità politica emette delle leggi che prevedono lo stesso trattamento per coloro che appartengono a ciascuna categoria, cioè rientrano nella stessa fascia di reddito, ma un trattamento diverso, e qui è la violazione dell'uguaglianza davanti alla legge, un trattamento diverso fra persone che sono state raggruppate in categorie diverse.
Quindi due individui che fanno parte di due diverse fasce di reddito hanno trattamenti differenti. Questa è una violazione dell'uguaglianza davanti alla legge ed è una disuguaglianza legale, cioè che è stata resa legale da una legge Fiat. Quindi l'uguaglianza davanti alla legge è l'opposto della disuguaglianza legale e sul piano di principio non c'è nessuna differenza fra la progressività fiscale e le leggi razziali. Infatti anche nel caso delle leggi razziali, come nel caso delle fasce di reddito, il potere politico fissa un criterio che in questo caso non è il livello di reddito ma il colore della pelle, quindi forma categorie arbitrarie di cittadini basate su chi ha una particolare origine etnica oppure un'altra ed emette delle leggi che prevedono lo stesso trattamento per coloro che appartengono a una determinata razza, ma un trattamento diverso tra persone che appartengono a razze diverse. Quindi abbiamo di nuovo un trattamento diverso fra individui che appartengono a razze diverse e questo trattamento diverso corrisponde a una disuguaglianza legale che però è in contrasto in linea di principio con l'uguaglianza davanti alla legge. La disuguaglianza legale è ciò che accade nelle democrazie totalitarie dove l'autorità politica sta al centro ed emette le leggi Fiat. Al contrario, in una democrazia dove al centro c'è la legge intesa come principio, il potere politico che può decidere il finanziamento di un tribunale deve essere separato e sottoposto a quello legislativo. E il potere legislativo è il potere di scoprire, custodire e difendere la legge intesa come principio e l'uguaglianza davanti alla legge. Quindi il potere legislativo non fa le leggi ma le scopre attraverso un'attività di studio e di ricerca. Perché ricordiamo che la legge è un ordine spontaneo, è il risultato di uno spontaneo processo evolutivo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo. La legge preesiste al potere politico, a differenza della democrazia totalitaria, dove invece la legge è emanazione del potere politico, cioè sono le decisioni particolari e arbitrarie dell'autorità politica. Nelle democrazie totalitarie in cui viviamo, il potere politico e quello legislativo, anziché essere separati, sono confusi e sommati l'uno all'altro. Quello legislativo è soppresso, perché il potere legislativo era l'attività di scoperta della legge. E in una democrazia totalitaria la legge non viene scoperta, ma viene decisa arbitrariamente dall'autorità politica, creando una situazione di Stato senza legge, il cui segno più evidente è l'iperinflazione di leggi Fiat. Dunque, riassumendo, una democrazia totalitaria prende delle decisioni che sono dichiarate democratiche se sono prese a maggioranza. In una democrazia, invece, una decisione presa a maggioranza è democratica soltanto se è limitata all'organizzazione della difesa della legge intesa come principio. E se tale decisione è limitata dalla legge.